bentornati su Far Cry 5. Oggi partiamo col botto perché, come potete ricordare dalla scorsa puntata, ci troviamo già nel pieno del proseguio della missione copilota e devo liberare la casa di Nick perché sono arrivati gli Edeniti. Uno l'abbiamo già fatto fuori e adesso andiamo avanti con gli altri. Bene, questi nella macchina, sono ottimista, credo di averli fatti fuori tutti e due. Questi anche. Madonna, sto mitra è fenomenale. Solo che dispiace perché ci mette un bel po' per caricare, però vale la pena, veramente. Bene, credo che devo entrare in casa. Sto arrivando. Devi morire. Che cazzo volevi fare, stronzo? All'hangar, dici? Aspetta, adesso scendo e vengo a vedere. Ok, vediamo cosa succede all'hangar. Ah! Bene. Ok, sembra che... Ops. Sembra che stiano morendo abbastanza in fretta. Però c'è uno che dà fastidio lì. E questo è morto. C'è un altro che sta arrivando da qui. Eccolo qua, morto. Aveva i capelli rossi. Bene, però non ci interessa. Sono arrivati anche i cecchini, vedo. Quello sul quad è morto. C'è un altro giù, al quad, che si è nascosto praticamente, però è morto anche lui. Comunque sono i cecchini che danno enormemente fastidio, che si sanno nascondere bene. Troppo lontano, è troppo lontano. Non credo di riuscirci. Ok, credo che me l'abbia fatto fuori il mio amico sull'aereo. Perché non lo segna più, sì. Mi sa che è passato lui e l'ha fatto fuori. Sono arrivati questi altri due sul pod, ma li ho fatti fuori molto in fretta, devo dire. Ok, questi altri due però sono morti. Andiamo subito, ragazzo, non ti preoccupare. Oddio, scusa, mi t'ho preso in testa. Che cazzo! Meno male che si è ripreso. Che lui è quello che si riprende, no? Magari ci dai una mano con i bagagli. Perfetto, abbiamo finito. Forza, Kim, andiamo. No. No? No. Vieni. Questa è casa nostra. Kim, continui a non capire. A non capire cosa? Che stanno rubando la nostra terra, rapendo i nostri amici e Dio solo sa cos'altro. Kim. Nick, questa casa l'ha costruita tuo nonno. Vuoi voltare le spalle a tutto? Non dicevi che un giorno avresti passato l'attività a nostra figlia? Ho detto che l'avrei passata a nostro figlio. Hai visto l'ecografia? È una bambina. Ma era su un vecchio schermo in bianco e nero. Non sono affidabili quegli affari. Nick. Ti amo, Kim. Ma che bene. Cosa molto dolce. Sembra che i Rai resteranno qui. Quello che sto pensando io è la solita canzone di sottofondo per il copyright. Ok? Non lo so, può essere anche che non mi dicono nulla perché è la canzone di Far Cry, però non mi ricordo mai qual è quella sotto copyright. Però bella storiella. Ti prego, tienimelo d'occhio. Stai tranquilla, sister. Pensa a proteggere la bimba. Ok, quindi non abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Copilota completata. Obiettivo sbloccato. Non ho visto bene cosa sbloccare, però ho sbloccato un obiettivo. Sarà perché ho guidato l'aereo. C'è una missione che si attiva praticamente entrando sull'aereo. Incursione aerea. Quindi. Dice, sono niente, voliamo. Ci sono un sacco di autobotti della setta in giro a fare
Perfetto. Mi sa che stanno preparando un attacco. Devo distruggere tutto. Andiamo. Sarà un piacere. C'è anche un silo. 1, 2 e 3. No. Non è andata come speravo. Vabbè, non fa niente. C'è un altro silo qui. Ecco, stavolta è andata molto molto bene. Sì, ma infatti è quello che sto facendo. Ah, c'è anche una missione secondaria. No, ma faccio la primaria e mi diverto con i silo. Non ti preoccupare, vado io. È un bel po' lontano, eh. Ah, ce n'è un'altra anche da quest'altra parte. Non so, ne scelgo una delle due, tanto sono a una distanza simile. Bene. È scoppiato un altro autobotte. Ah, però aspetta, aspetta. Mi sa che non bastava solo l'autobotte. Devo distruggere anche il convoglio. Quindi niente. Devo tornarci. Ah, questo, basta questo? Non lo so se basta quello. Però mi sa che l'ho fatto fuori, sì. Me ne ha dato uno su due. Vado, vado. Ok, come prima. Una sono riuscito a farla fuori, ma l'altra no. Quindi devo anche qui ritornarci. Bene, bene. E siamo a due. Ora devo distruggere gli elicotteri. Quali? Ah, eccoli. Porca puttana. Assolutamente, ci provo. Ok, ci siamo quasi. Vedo l'elicottero. È già morto. Wow. Ha fatto più botti che a Capodanno? Eh no, ma c'è voluto niente praticamente. Questo perché invece non scoppia? Ecco, mannaccia. Che peccato. Ci sono arrivato senza munizioni. E adesso mi stanno sparando, chiaramente. Eccoci di nuovo. Cazzo, non vuole scoppiare questo, eh. Oh, non scoppia. Guardate, è scoppiato subito. Questo qui non vuole scoppiare. Pure lo sto mirando. Riproviamoci. Morto? Questo non scoppio. No, eh. Ma perché? Sta facendo fumo però, eh. Qualche danno gliel'ho fatto. Magari ancora non mortale, però qualche danno ce l'ha. Oddio, mi stanno sparando da dietro. No. No. Sono morto. Non ci credo. Non ci credo. C'è un altro aereo totalmente estraneo alla missione. Ma sicuramente degli edeniti. Mi aveva preso di mira e mi ha fatto cadere. Vabbè, dovremmo riprovarci. Ah, strano ma vero, ci ha riportato sull'aereo direttamente. Che è una gran cosa. Pensavo me la facesse ricominciare da capo. Invece abbiamo di nuovo quell'elicottero di merda da far cadere. Vaffanculo, stavolta è caduto subito. Che palle, distruggi l'aereo prescelto. La setta ti ha messo uno dei prescelti di calcagna. Sono tipo i reparti speciali dell'Eden's Gate. Fa attenzione, non scherzano. Ho capito, va bene. Oh, che cazzo era? Ci ho provato fino ad adesso, è andata bene. A parte la volta in cui mi sono schiantato. Vediamo di far fuori questo aereo prescelto. Ok, vedo che è anche molto veloce. Wow. Vediamo chi la spunta, dai, sono curioso. È difficile da mirare perché si muove di continuo come un uomo anch'io.
Ok, qualcosa gli ho fatto. Non tantissimo, qualcosa gli ho fatto. Quest'aereo ha la fortuna di essere nella mia traiettoria quando non ho munizioni. Forse le dovrei conservare prima, qualche munizione. Adesso sono nella sua traiettoria però. Qualcosa gli ho fatto, qualcosa gli ho fatto. Yes! Vaffanculo! Sono passato attraverso il paracadute. Voglio credere di averlo fatto fuori. Perfetto, sono contento. Incursione aerea completata. E ci siamo. Disponibile nell'hangar, perfetto. Ho anche l'aereo adesso. Lo chiama Carmina. O Carmina? Non so. Comunque, missione completata. Torniamo a casa. Benissimo, diciamo che stavolta l'atterraggio non è stato dei più semplici. Però in ogni caso, dai, siamo atterrati. Questo non è Nick, ragazzi. Io ero convinto di essere riuscito a tornare da dove venivo. Quindi da Nick, ma lui non è Nick. Dovevano decidere vabbè, se a John, è una missione offerta. Secondaria praticamente, se quindi ovviamente non la farò. Il resto della squadra te ne sarei grato. Mi serve solo un attimo per riprendere il respiro. Apri. Mi dispiace, ma la chiuderemo questa missione perché non la farò. Dunque ragazzi, le missioni al sud sono finite tutte. Ricorderete questa ambientazione perché qui c'è la cuccettina. Sto per fare una missione vicino, quindi nel nord della mappa, dalle parti di Jacob. E sono molto curioso di capire che missione sia, quindi andiamo subito. Sembra che siamo arrivati. Puccettina ha corso per tutto il tempo. Che cazzo è? Un ghiottone! Puccettina attacca! Non solo un ghiottone, anche un orso. Vai Puccettina, è tutto tuo. Le ha spaventati o sbaglio? Grande Puccettina, Fate non ci fai nulla. Comunque dicevo che Puccettina ci è stata dietro per tutto il tragitto. Se l'è fatta correre praticamente la strada. E sono molto fiero del mio Puma. Ok, siamo arrivati e praticamente è un avamposto, come è successo anche in una delle ultime missioni. E vedo anche un altro animale che mi sembra un ghiottone ad occhio e croce. Però comunque ho già mandato Puccettina a far fuori il primo. Devo soltanto liberare l'aria e quindi parlare con la tipa della missione. Però è morta Puccettina. E vabbè, o la vado a rianimare oppure morirò provandoci probabilmente. Comunque vedo che stavolta gli edeniti hanno delle bombe. Probabilmente sono più che bombe, lanciamissili. Devi morire male. No, sono in acqua, rianima Puccettina e io me ne vado in acqua così non mi vedono. Intanto però Puccettina adesso è viva. Bene. Ragazzi, Puccettina è morta di nuovo e ho deciso di prendere Nick Rai, un nuovo rooster. Per capire se lui con il suo aereo, perché suppongo arriva con l'aereo, se riesce a fare qualche danno un po' maggiore, diciamo. Lo sto soltanto aspettando. Ok, ce n'è uno su una barca e ho incaricato Nick di farlo fuori. Come non si può? Perché non si... Ah! Mi sa... Infatti, mi sa che perché c'è Puccettina là per terra a morire. Quindi questo potrebbe essere un problema. Andiamo a quest'altro se può. Oh, grande. A lui l'ha preso invece. O perché è morta adesso Puccettina, oppure non so perché. No, non morire. Nick, mi servi vivo. Ah, affermativo. Bene, quindi stavolta lo riesci a far fuori. E che palle. Puccettina già è morta. Purtroppo. Questo qui non mi ha visto.
e non mi vedrà mai perché l'ho ucciso. Ma qui c'è un'arma fissa, eh. Chissà se posso usarla. Va bene, Nick, ho capito, non preoccuparti, lo faccio fuori io questo. Ci voleva tanto? Ci voleva tanto? Non credo. Ok, altri sono qui, si sono buttati tutti quanti in acqua per quale motivo? Non ci credo. E non ho capito perché abbia fatto questo. Bene, visto Nick come si fa? Anche questo me lo sono fatto fuori da solo. Comunque credo sia quasi libero l'avamposto, eh. Qui ce n'è un altro. Ok, morto. Ce ne sono altri? Fatemi capire dove sono, più che altro. No, no, c'è il mitra forte. Vabbè, anche col mitra forte non mi ha fatto nulla, quindi bene così. Bravissimo Nick, ora mi rendi fiero di te. Guarda che adesso l'hai presa a puccettina, eh. Cos'è, adesso non vale? No Nick, no, non morire Nick che mi servi. Mi raccomando, eh. Quanti ne mancano? Ne vedo due ancora. No! No, mi hanno ucciso a Nick! Bastardi, vi devo uccidere male. Ho preso Grace, perché non l'avevo mai presa prima d'ora. E mi ricordo che era una in gamba, quindi voglio vedere cosa combina a questa. A questo avamposto. Oddio! No, no! Morto! Perché non lo stava mirando? A volte non capisco, non capisco proprio. Ok, sono qui praticamente quelli che rimangono. No, scappa lontano, prendi il tuo amico. Bene, non so se l'abbia ucciso il suo amico, sinceramente. Però dagli spari che mi arrivano mi sa di no, infatti, sta lì. Attenzione al fuoco, no. Ancora devo capire chi cazzo è che mi sta bombardando la vita. No, Grace, madonna, muori pure tu però. Dai, su, su. Che c'è bisogno del tuo aiuto anche. Grande. Non so come, ma qualcuno ha fatto qualcosa. Vabbè. Grande. Credo che la signora lì sia la persona a cui devo rivolgermi. Però mi sa che lo facciamo nella prossima puntata. Quindi grazie per aver visto questo episodio, ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti ragazzi!